Ben ritrovati con la seconda edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Coprifuoco in Lombardia, firmata l'ordinanza dalle 23 alle 5, spostamenti solo per esigenze lavorative, urgenze e motivi di salute. Per spostarsi in orario notturno sarà necessaria l'autocertificazione. Le norme saranno valide fino al 13 novembre. Altri provvedimenti, come la limitazione degli orari per i negozi della media e grande distribuzione non alimentari, saranno disposte da un'ordinanza regionale prevista appunto in giornata. Coronavirus, boom di casi in Veneto, più 1422 in 24 ore, altre 14 vittime, terapia intensiva più 5. Solo a Venezia si registrano 495 nuovi casi, ma in buona parte, spiega la regione, è dovuta a questo aggiornamento, e la provincia lagunare è seguita da Treviso con 223, poi Vicenza con 146 e Padova con 126. Non è ancora disponibile il dato dei tamponi. In Umbria 350 contagi, oltre 200 positivi nelle Marche, 189 casi rintracciati nella provincia autonoma di Bolzano con meno di 900 sospetti testati. Le unità speciali per assistere a domicilio i malati Covid, insomma, a 7 mesi dal decreto che dava 10 giorni per metterle in campo, sono poche le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo. Il target è un team, si chiama USCA, ogni 50.000 abitanti. In Veneto ha attivati 51 squadre su 98. Anche in Campania circa la metà. In Lombardia ne mancano 2 su 3. Piemonte ed Emilia Romagna sono in regola. Insomma, cosa è stato fatto a livello regionale per creare quel sistema pensato per alleggerire la pressione sugli ospedali e sui medici di base? La Federazione dei Medici di Medicina Generale denuncia che ogni ASL ha stabilito in autonomia come farle funzionare. In tanti casi sono state praticamente inutili. Mascherine e anti-Covid non regolari alla regione Sardegna. È stato arrestato un imprenditore. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa 2 milioni di mascherine, mentre è in corso il sequestro dei conti correnti appunto dell'imprenditore che ha ricevuto il denaro dall'ente. INAIL, in settembre 1919 denunce di contagi da Covid sul lavoro. Il totale sono stati 54.128, il 17% del totale dei casi in Italia. I morti denunciati 119, 16 in più rispetto a fine agosto. Alcune professioni hanno visto aumentare l'incidenza. L'istituto cita gli esercenti dei servizi di alloggio e ristorazione che sono passati dallo 0,6% del primo periodo al 3,5% di giugno-settembre. Gli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia sono passati dallo 0,5% all'1,4%, o gli artigiani e gli operai specializzati che sono passati dallo 0,2% al 4,8%. Livorno, sassi e bastoni e calci contro le forze dell'ordine, così un gruppo di ragazzi reagisce a un controllo anti-Covid. C'è un video postato in rete. Hanno lanciato calci, pugni, ma anche sassi e bastoni contro la polizia municipale e contro i carabinieri. Così un gruppo di ragazzi, una decina secondo le ricostruzioni, circondati da oltre 50 tra amici e conoscenti, ha aggredito le forze dell'ordine arrivate in piazza Tias a Livorno dopo aver ricevuto segnalazioni di assembramenti vietati viste le norme anti-Covid. Come poi si vede dalle immagini del video che è stato condiviso sui social dal consigliere comunale della Lega, Alessandro Perini, ad accerchiare le volanti e diversi giovani, molti senza mascherini, alcuni fanno sapere gli agenti, anche minorenni. Fondi della Lega, il riesame sui due commercialisti arrestati dice che sono certamente uomini di partito. Manzoni, già revisore contabile per la Lega alla Camera, i giudici può certamente essere definito un uomo di partito come il suo socio Di Rubba, che invece era il direttore amministrativo per il Carroccio al Senato. Lo scrive appunto il riesame nelle motivazioni con cui ha confermato per i due professionisti i domiciliari.
Le industrie alimentari sconfessano la linea Bonomi, sì agli aumenti, dicono i lavoratori meritano un riconoscimento. 7 organizzazioni imprenditoriali scrivono ai sindacati per riavviare le trattative. I colossi del settore avevano già firmato a luglio, suscitando le ire del presidente di Confindustria che ora incassa un nuovo flop. In gioco un aumento medio di 119 lordi al mese. Studentesse stuprate a Matera, arrestati altri 4 ragazzi del branco. Due quindicenni furono violentate quando erano in stato di alterazione psichica per l'assunzione di alcol e inconsapevolmente di cocaina. Sui vestiti degli indagati le tracce di vernice verde dello stesso tipo della macchina su cui sono avvenuti gli abusi. Il boss Matteo Messina Denaro, condannato all'ergastolo per le stragi mafiose di Capaci e Via D'Amelio, un processo durato oltre 3 anni basato su una rilettura dei fatti alla luce di nuove testimonianze e della valorizzazione dei dettagli emersi durante altri processi. Il PM ha detto non partecipò fisicamente né all'esecuzione, ma abbiamo provato che fu uno dei mandanti, uno dei protagonisti di tutta quella drammatica stagione che poi allunga la sua scia in altre parti del paese. Bene, e prima di chiudere diamo subito la linea alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti da Udine. A Sappada, dopo una prima registrazione di contagi tra gli alunni delle scuole medie, sono stati superati 50 positivi su una popolazione di 1.300 abitanti. Il sindaco, Pillerhofer, dopo numerosi incontri con la Protezione Civile regionale e il Dipartimento di Prevenzione, ha deciso di comunicare a tutti i suoi concittadini le nuove misure restrittive di contenimento per l'emergenza Covid-19. Diversi abitanti del comune di Sappada risultano positivi e asintomatici e visto che la situazione rischia di sfuggire di mano, l'azienda sanitaria ha convocato tutti i cittadini per eseguire i tamponi tra giovedì 22 ottobre e sabato 24 ottobre. Nel frattempo, fino al 2 novembre, alberghi e bar resteranno chiusi e i ristoranti faranno servizio solo a pranzo. Sono state sospese manifestazioni ed eventi, niente scuolabus e niente sport di squadra. Nei negozi sarà ammessa una sola persona per famiglia. Con la collaborazione di tutti, il primo cittadino si augura di poter evitare l'istituzione di una vera e propria zona rossa. Le misure restrittive sono state accolte favorevolmente dalla popolazione locale con l'obiettivo di salvaguardare la stagione invernale ed il turismo Friuli Venezia Giulia. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Saius. Bene, e con quest'ultima notizia che ci è giunta dalla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.